Buonasera a tutti i nostri telespettatori, benvenuti a una nuova puntata di Terre Sabine. Ci troviamo oggi a Contigliano, dove assisteremo a una manifestazione, un evento storico-culturale. Siamo in compagnia della presidentessa della Proloco di Contigliano, Raffaella Fabbi. Buonasera. Buonasera. Allora Raffaella, ci vuoi un attimo introdurre su questa rievocazione storica, sull'importanza e con l'impegno anche della Proloco? Sì, la rievocazione storica, quest'anno questa manifestazione ha preso il via il 1° agosto e oggi è la serata finale. L'impegno della Proloco è quello di organizzare in toto la manifestazione, con l'apporto sicuramente del Comune e con l'appoggio del Comune per quanto riguarda tutte le cose burocratiche, però diciamo la parte culturale spetta a noi, quindi e soprattutto la parte aggregativa, quindi questa è una manifestazione che è fatta sì dalla Proloco ma in collaborazione con tutte le associazioni presenti nel territorio che gestiscono le taverne, che si occupano insomma un po' della parte gastronomica della manifestazione e in più di recapitare gli spettacoli, di organizzare quindi la parte culturale dell'assalto. Senti Raffaella, quanti sono i volontari della Proloco impegnati in questa manifestazione? Ma quest'anno parecchi, siamo circa una quindicina, 7 del direttivo e 15 le persone che insomma ci aiutano, ci stanno vicine, quindi le ragazze che stanno alle casse al cambio del Ducato e che operano anche su tutte i vicoli, le vie per gestire al meglio la situazione. Ecco, spieghiamo un attimo ai telespettatori questo cambio di valuta, cioè in questi giorni qui non vanno di moda gli euro ma i Ducati, che è una moneta giustamente legata all'evento storico. Quindi come funziona? La gente che viene e vuole visitare questo evento, vuole visitare Contigliano in questo periodo, cosa deve fare? Va al cambio e cambia l'euro in Ducato, quindi un euro un Ducato. E diciamo è un modo per tornare un po' indietro nel tempo, per rivivere quella dimensione che era un po' quella medievale. Nelle taverne si paga solo con il Ducato. Quindi tutto funziona, anzi tutto gira intorno al Ducato. Senti Raffaella, un'ultima domanda, perché so che sei molto impegnata, anche se poi ti chiederei se ci fai da guida in queste taverne. Ti volevo chiedere un'altra cosa, questa va bene, è una manifestazione, noi siamo presenti, la seguiremo. Al di là di questo, la Proloco organizza altri eventi durante l'anno? Sì. Noi vabbè, siamo un direttivo nato da poco, sono solo 2 mesi, però abbiamo in cantiere parecchie manifestazioni, ne abbiamo fatte già alcune occupandoci soprattutto del sociale, quindi attività Ollus, abbiamo organizzato una serata di Miss Alto Lazio e in cantiere abbiamo tante altre manifestazioni legate soprattutto all'aspetto sociale e culturale del paese, più come aggregazione sicuramente che come non lo so, manifestazioni grandi come questa diciamo che è la principale dell'anno. Ottimo, allora adesso ci addentriamo in queste taverne, se posso farti da cavaliere noi andiamo. Allora andiamo. Giovane, possiamo una parola? Salve, buonasera. Buonasera, siamo di Sabina TV, vedo che qui c'è un bel piattino, è un antipasto? Sì. Tre antipasti a base di, vediamo, l'onza, no, più che altro le bruschette. Sono crostini con il padè di fegato e il tartufo. Allora, e la ricotta e il miele. Allora, buon appetito. Grazie. Di no, ma noi ci proviamo ugualmente, anche se ha detto di no, la raggiungiamo, eccoci qui con la nostra simpatica oste di questa sera. Buonasera. Buonasera. Nome? Giovanna. Giovanna, allora questa è una delle tante taverne allestite questa sera proprio a tema con l'evento. Sì, questa si chiama Il Menestrello perché è un'associazione bandistica, è la banda di Contigliano che fa la taverna. Qui somministriamo vino? Vino rosso, perché il bianco non era molto adatto all'epoca, e poi abbiamo un menù caratteristico con fritti, bruschette, la zuppa di farro,
e lo stinco di maiale fatto sulla brace, la cicoria e dolci tipici fatti tutti diciamo dalle nostre signore, ecco. Ovviamente come moneta di scambio si usa solo il ducato. Sì, sì. E se uno viene, non voglio dire con le vecchie lire, ma con gli euro? No, noi solo ducati, perché è proprio questa, la festa è caratteristica proprio per questo. Come è fatto un ducato? Lo possiamo far vedere? Sì, ne abbiamo diversi tipi, ne abbiamo. Se li possiamo mettere qui allora, sul tavolo, vediamo il nostro operatore. Questi sono da 15 ducati, che sarebbe il controvalore di 15 euro. Poi abbiamo questi che sono 10 ducati e questo qui è un ducato che lo abbiamo anche in legno. E questi hanno lo stemma di Contigliano, logicamente, dietro e davanti il valore in ducato, tutti quanti così. E questi sono stati fatti in legno proprio anche perché il metallo, ma anche il legno era, diciamo, un valore che non lo so. Quindi possiamo dire che Contigliano per l'occasione ha avuto la facoltà di poter coniare la moneta? Sì, diciamo di sì. Io ti ringrazio perché penso che ci siano delle persone in attesa, quindi ti lascio, grazie. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Grazie. Ecco, vai, mi è passato. Questo è un antipasto a base di? Allora, qui ci sono dei fritti, questa è borragine con ripieno di mozzarella, alici, questa è la lingua, salame, affettati vari, frittata, olive, bruschette e formaggio col miele, tutti i prodotti tipicamente di quel tempo, dobbiamo usare tutti i prodotti tipici dell'antico, del 1500. Quindi questo è solo un antipasto, poi seguiranno le altre portate. Una zuppa di farro, che se vuole la facciamo vedere, e poi lo stinco al forno. E infine dolcetti fatti dalle nostre mamme, noi siamo tutti i ragazzi che stanno lavorando per la banda. Possiamo approfittare di uno spiraglio di questa tenda per fare una ripresa in cucina, a vedere quello che stanno preparando? Ok, permesso, possiamo entrare, buonasera. Buonasera Sabigna TV, siamo qui per riprendere il vostro lavoro. Ecco, cosa sta preparando? Sto preparando le bruschette con la ricotta e con la marmellata. Pronte per essere servite? Sì, sì, ovviamente. Qui sono tutti quanti antipasti. Si preparano antipasti e poi di là si serve la zuppa, ci sono i fritti e stasera serviamo anche lo stinco con la cicoria. E allora noi andiamo a vedere anche la zuppa. Grazie e buon lavoro. Ed ecco qui la famosa zuppa di farro che l'ha preparata la signora Maria Teresa. La signora Maria Teresa. Grazie del famosa, ma non sapevo. Allora, come l'ha preparata? Ci dice la ricetta di questa zuppa di farro? No, questo è il nostro segreto, il segreto della nostra cantina, del menestrello. Però le posso dire che ho preparato questa zuppa con un farro preso da Leonessa, quindi proprio il farro di una volta, appena trebbiato. Eccezionale. Ma quel pezzettino rosso che vedo lì è peperoncino? È peperoncino, ci vuole un po' di peperoncino. Però una ricetta non gliela posso dire. No. Gli ingredienti neppure, diciamo quelli principali che danno semplici, il sapore. Molto semplici, sì, il farro di qualità, olio d'oliva puro, molti odori misti e assolutamente non pomodoro che ci andrebbe, però noi qui facciamo la cucina proprio come al tempo del Medioevo, quindi niente patate, niente. Cioè ci proviamo, non è che proprio, però ci proviamo. Siamo... E peperoncino, che comunque siamo in tema perché questo mese ci sarà Rieti, la grande fiera campionaria. È vero, io sono appassionata poi di quella fiera. Quindi, allora, noi la lasciamo grazie. Cucinare, non la disturbiamo più e volevamo andare a vedere, mentre... Ha visto, sì, la pala, questa è della bisnonna di un nostro ragazzo qui, in cucina, anzi... Proprio, sembra che abbia più di 100 anni, vedi, quindi è proprio in tema, guarda. Decisamente, si badano anche i dettagli. Grazie. E in questa padellona possiamo vedere lo stinco di maiale, si sente anche il profumo, almeno io lo sento dalla TV, non so, forse con un po' di immaginazione. Lo stinco di maiale, sentivo dire prima per le strade appunto di Contigliano, è un piatto tipico del posto? Sì, come no. Sì. Come è preparato? Questo viene, lo stinco viene diviso a metà di macelleria, poi viene cotto al forno a legna e noi qui lo riscaldiamo nel padellone perché è naturale che qui la sistemazione non è adeguata per poter cuocerlo al momento, insomma, ecco. Ma poi è grande, vedo delle porzioni, sono belle porzioni, abbondanti, sì. Ha un qualcosa per tirarne su una? Guarda, facciamo con la mano, eccolo qui. No, dico, guardate che porzioni! Sì, è una bella porzione. È un buon secondo. Quelli sono i classici arrosticini di pecora. Di pecora, li cuociamo alla piastra al momento
si servono subito. Al locale del posto? Questo no. Se l'abbiamo preso in macelleria. È normale perché sono talmente però, tanti. Macellerie locali, quindi. Beh, se ne servono sempre circa 2-3 mila, ne serviamo per cui. Quindi prodotti comunque della provincia ariatina. Sempre locali. Rigorosamente. Io qui di Condigliano che ce li fa. Quindi sarà sicuramente locale. La lasciamo lavorare, grazie, la lasciamo al suo stinco e agli arrosticini e magari ci vediamo più tardi, ma si facciamo un passaggio. Buonasera. Ed eccoci di nuovo qui insieme a Raffaella e agli sbandieratori. Raffaella, vengono da? Borgo Velino. Da Borgo Velino stanno cominciando il loro giro per le vie del paese? Sì, sì, stanno cominciando il loro giro per le vie del paese, sono gli sbandieratori, le chiarine e i tamburini di Borgo Velino, il gruppo storico di Borgo Velino. E quest'anno, dopo parecchi anni di assenza, ci vengono a ritrovare proprio il giorno del palio. Allora, raccontaci come si svolge. Loro adesso faranno il giro per tutto quanto il borgo storico? Sì, faranno il giro per il borgo storico, faranno la loro esibizione, poi riscenderanno e faranno uno spettacolo nella piazza. Fatto lo spettacolo partiranno le chiarine e partiranno i gruppi che parteciperanno al palio per la benedizione nella cripta. Entreranno nella cripta, poi scendendo si darà il via al palio. Quindi stiamo per entrare nel vivo della manifestazione. Sì, sì. Ci troviamo all'interno della cripta insieme al sindaco di Contigliano, Angelo Toni. Buonasera. Buonasera. Allora, qui questa sera si svolgerà una funzione, una cerimonia che è quella della benedizione delle squadre che parteciperanno al palio. Esattamente. E come consuetudine e come tradizione, qui ci saremo io con la fascia tricolore e il parroco Don Ercole. E ci sarà la benedizione delle squadre con il passaggio del velo dalle dame alla squadra come auspicio di buona gara. E poi uscirà il corteo e torneranno giù e ci sarà poi la partenza delle squadre. Sindaco, questo evento viene riproposto ormai da anni qui a Contigliano. Cosa porta al comune, a parte il turismo, che posso dire, propagandare il territorio, i prodotti tipici o... Beh, intanto questo è il 30° anno di questa manifestazione, quindi diciamo è una manifestazione consolidata e poi ovviamente non c'è un ritorno diretto economico per il comune perché comunque ci sono tante spese da sostenere anche per gli spettacoli, per tutto quello che serve insomma, per l'organizzazione. Però ovviamente c'è un grande ritorno di immagine per il nostro comune e soprattutto per questo gioiello che è il nostro centro storico, con quello che è associato, compreso questa bellissima cripta che voi vedete così affrescata e soprattutto la collegiata di sopra che rimane aperta per tutto il periodo. Quindi c'è un ritorno turistico sicuramente e tutto il movimento poi che si crea. Come saprete qui ci sono poi delle taverne nelle quali si paga rigorosamente in ducati, rigorosamente in costume tutte le coloro che partecipano con anche le attrezzature, le stoviglie eccetera. Quest'anno c'è una novità perché è per la prima volta abbiamo partecipato ad un bando della provincia come ecofesta. Il nostro comune è un comune che da oltre un anno e mezzo fa la raccolta differenziata porta a porta con grande successo e quindi abbiamo voluto partecipare e credo abbiamo molte chance di arrivare primi. In bocca al lupo. Per questo, quindi oltre ad applicare il regolamento che rigorosamente prevede l'utilizzo di materiali non plastico ovviamente, che è una cosa che ci avvantaggia in questo bando al quale abbiamo partecipato, ovviamente insomma c'è poi tutto il sistema di raccolta dei rifiuti differenziandoli con una giuria che viene a controllare, tra l'altro è già venuta e quindi speriamo almeno di prendere il primo premio su questo, che è una novità per quest'anno. E noi di Sabinia ve lo auguriamo. E un'ultima domanda, sindaco, gli abitanti di Contigliano quanto si sentono coinvolti in questa manifestazione?
Beh, gli abitanti sono molto coinvolti, anche perché partecipano a questa manifestazione tutte le associazioni, e a Contigliano ce ne sono molte e sono la ricchezza del nostro paese. Le associazioni, a cominciare dalla Proloco, che gestisce insieme al Comune la festa, tutte le altre associazioni partecipano facendo le taverne, e poi il ricavato delle taverne, una percentuale, quando ci sarà il cambio del Ducato con l'euro poi a fine serata, una percentuale che quest'anno è il 20%, serve per pagare, per contribuire all'organizzazione della festa. Quindi ovviamente in termini di partecipazione la popolazione che diciamo è presente nelle varie associazioni comunque è coinvolta tutta, quindi c'è un coinvolgimento abbastanza consistente della popolazione. Ringraziamo Angelo Toni, ricordo sindaco di Contigliano. Grazie. E noi proseguiamo il nostro giro. Grazie. Arrivederci, sindaco. Arrivederci. Don Ercole, buonasera. Buonasera. Sabigna TV. Benvenuti. Sì. Volevamo farle una domanda, lei penso sia il più adatto. Se ci parla, ecco brevemente, insomma, un sunto di questa bellissima cripta. Ah, questa cripta è una parte integrante della chiesa, ovviamente, è stata costruita per rendere fruibile dall'interno della cinta muraria la facciata della chiesa superiore. Quindi la chiesa si divide in questa, che è la chiesa inferiore, e la superiore. Cripta detta in un modo improprio, perché in effetti, mentre lo è il rapporto alla chiesa superiore, non lo è il rapporto all'ambiente circostante, tant'è che si salgono i gradini per accedere, quindi è così. A che anno risale? Dunque, questa è la prima parte della costruzione, l'hanno iniziata nel 1689 e l'hanno conclusa nel 1705, e hanno immediatamente cominciato ad utilizzarla come chiesa, perché nel frattempo quella superiore doveva essere costruita. Chissà come quella superiore, sarei curioso. Quella superiore è un gioiello in assoluto, lo stile è barocco, a croce latina, ma è sicuramente fantastica per la ricchezza delle decorazioni, per la maestosità proprio dell'architettura, come questa d'altra parte. Questa sembra più romanica che barocca, perché le linee sono diverse, i pilastroni danno l'impressione imponente delle cose solide. Poi questi affreschi che sono... Gli affreschi sono molto belli, simbolici soprattutto. Ma anche i colori. Perché nei quattro pennacchi abbiamo i quattro grandi profeti di Israele. Il profeta Elia, che viene rapito su un carro di fuoco, secondo la tradizione biblica dei rabbini ebraici. Poi Mosè, il condottiero. Quindi sono il basamento, il profeta Isaia, che viene incaricato da Dio di parlare, quindi il Signore purifica la sua bocca con un carbone di fuoco ardente, perché lui diceva: ma io non sono incapace di parlare, come faccio? E allora gli tocca con questo carbone ardente le labbra, dice: adesso puoi. Era una cura radicale. E poi Geremia, il profeta delle nazioni, che è questo alla destra, il pennacchio a destra. Invece in alto sono simbolicamente rappresentati i re di Israele, e l'affresco centrale è l'agnello mistico, che è il punto d'arrivo di tutto il cammino della fede cristiana. Quindi i quattro profeti maggiori dei pennacchi, poi attraverso Gesù Cristo, di sopra ci sono gli apostoli, e al centro, come ultima scena, è quella dell'Apocalisse, quando l'agnello, cioè il Cristo risorto, sarà seduto sul libro, vede che c'è il libro con i sette sigilli, e sarà l'unico capace di aprire questo libro, disvelando i segreti che ci sono nella fine della storia umana. È un po' una visione escatologica della realtà dell'Apocalisse, certo. E poi mi sembra, insomma, che sia veramente adatta per la cerimonia di questa sera. Assolutamente sì, assolutamente sì. No, io immagino di no, perché l'ambiente è così maestoso, solenne, semplice nello stesso tempo, e poi ha questa patina di antichità, anche se così pulita ed elegante come è,
sembra più vicina ai tempi nostri, ma in realtà è proprio di una grande suggestione questo luogo. Noi la ringraziamo e proseguiamo il nostro giro. Grazie, buona passeggiata. Allora Raffaella, qui siamo nella sala comunale. Nella sede comunale, dove c'è la sala consigliare, sì. Dove si svolge una mostra. Sì, adesso adibita a Teatrino delle Marionette. Da quella parte e intorno c'è allestita una mostra sull'assalto al castello, quindi dagli arbori fino ad oggi. Andiamo a vederla? Certo. Buonasera. Buonasera, che bel costume, grazie. Madame, mi permetto, elegantissima. Grazie. Allora, qui abbiamo il Teatro delle Marionette, del quale parlavamo prima. Allora, siamo qui all'interno di questa sala insieme a Luigi Speranza. Luigi, tu sei l'ideatore, il padrino di questa manifestazione. Sì, è stata un'idea mia nel 1984. Sapevo di questo piccolo trafiletto di storia e ho pensato come facevano adesso tutte queste manifestazioni medievali in Umbria e noi gli Arieti era poco. Così mi è venuta l'idea di dire perché noi no. E allora, prendendo lo spunto da questo sfondamento, assalto al castello, che questo personaggio è entrato dentro le mura, mi è venuto in mente di fare lo sfondamento anche noi in chiave folcloristica con un ariete, perché in effetti anche all'epoca in fondo esisteva, si sfondavano le porte con l'ariete, con l'archibugi, con i cannoni. E allora ecco, così mi è venuta questa idea, l'idea è piaciuta, ha preso piede subito, è proseguita, poi piano piano abbiamo coinvolto il comune, prima con le associazioni, poi il comune, ecco, siamo arrivati al 30 anni. Allora, io vorrei farti una domanda. Questo 30° lo stiamo vedendo, lo vedranno anche i nostri amici da casa come si svolge, ed è il risultato di 30 anni di lavoro su questa manifestazione. Ma la prima, quando avete cominciato, la prima, come si è svolta? Cioè, non era come oggi, sicuramente era con mezzi più di fortuna, ci vuoi raccontare molto brevemente, ecco, un aneddoto dell'epoca, proprio della prima rievocazione storica di Contigliano? Sì, c'era la festa d'estate, io proposi questa cosa, gli amici organizzavano la festa d'estate, mi hanno detto: Luigi, tu organizza e noi ti portiamo i concorrenti. Ho coinvolto il professor Angelo Milardi, che penso è una persona conosciuta nello sport, e era pieno di gagliardetti, bandiere, abbiamo uguale imbandierato tutto, abbiamo fatto con un amico Giovanni Iachetti, siamo andati in montagna nel suo podere a tagliare albero, abbiamo fatto l'ariete, proprio fatto nel giro dei pochissimi giorni. Avevate già i costumi? All'inizio? I costumi li prendevo in affitto a Roma, andavo a Roma sia da Rancati, mi sembra, o Rosale, Yolanda Costumi, mi ero informato, li prendevo in affitto per 2 giorni, li prendevo, li portavo qui, li vestivo e poi glieli riportavo. E in più le donne si vestivano con quei costumi, diciamo, nostri di 100 anni fa, non erano medievali, però il senso lo dava, insomma. Ecco, poi c'è il padre che ci prestava l'amplificazione, il padre è così è nato. Poi dopo piano piano ha preso piede e l'abbiamo ingrandita come è oggi, insomma. Parliamo di numeri, a me piacciono un po' le statistiche e poi danno anche un po' le idee ai nostri ascoltatori. Parliamo di numeri. Quanti figuranti quando abbiamo cominciato la prima volta e quanti ce ne sono oggi? Diciamo che i figuranti c'erano anche la prima volta, eravamo tutti noi, però oggi, diciamo, sono aumentati, poi anno più, anno meno, insomma è stato sempre un continuo. Quindi oggi quanti figuranti per figuranti, tanto persone in costume che partecipano nostri, alla manifestazione? Noi coinvolgiamo anche persone come adesso stasera stai vedendo, sì. I sbandieratori sono di altre località. Quello è un neo che mi ripongo, mi sento deluso di non essere riuscito a creare un gruppo
né dei tamburini, né di, capito? I costumanti vengono mano a mano, si coinvolgono anno per anno, questo sì. Magari piano piano riusciamo a mettere su anche un gruppo. Speriamo, speriamo. D'accordo Luigi, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e continuiamo. Okay. Ad ogni modo qui è anche da lodare, questo è il teatrino che opera di Claudio Aleandri e di Anna, che ho fatto, la mostra l'ho fatta altri anni, ma questa mostra è stata opera, mi ha spinto lui, ecco, devo dire, lui, eccolo qui. Buonasera, sono Claudio Aleandri. Che quest'anno insomma si è cimentato insieme a Luigi nella realizzazione. Beh, cimentato, io mi posso vantare di essere il primo vitellozzo della storia. Ma lui è il vitellozzo, ah, lui è il primo. Abbiamo qui quindi la prima rievocazione storica, il primo vitellozzo. Sì, sì, sì. Sì, questo è successo nel 1984, grazie a Luigi e altri due amici, che uno dei due non c'è più. E abbiamo appunto avuto questa idea di riprendere questo passo storico e portarlo a Contigliano. In effetti insomma è proprio la storia di Contigliano, è successo qui, e quindi ci siamo inventati questa corsa che ancora oggi vedete uscendo fuori, vedete quanto successo raccoglie. Questa sera noi, e concludiamo, questa sera noi vedremo, non voglio rubarvi altro tempo, questa sera noi vedremo tra poco appunto questa scena del vitellozzo che intimerà la resa. Quello che ha fatto lui adesso, prima qui con le marionette, perché quello che stanno facendo adesso di sotto con le persone, lui l'ha inventato con le marionette, capito? Sì, diciamo che l'idea quest'anno è nata proprio dal fatto che ci siamo resi conto che in tutti questi anni la gente che viene a Contigliano purtroppo si è persa questa conoscenza della storia, quindi la gente viene a Contigliano perché sa che c'è questa corsa, però realmente il fatto storico non lo conosce, per cui ci siamo inventati questo sistema per coinvolgere sia i bambini che gli adulti, far conoscere appunto da dove nasce tutta questa, la tradizione praticamente. Quindi abbiamo rievocato attraverso le marionette il passaggio storico, e l'associazione Carolesi in particolare l'ha ripresa questa cosa, grazie anche a Luigi ci siamo rimessi in gioco, diciamo, perché eravamo un po' usciti da questo sistema, non lo condividiamo molto, ecco, quindi volevamo dare appunto un passaggio storico dai commenti che abbiamo raccolto nel nostro quaderno qui che abbiamo messo a disposizione della gente, abbiamo visto insomma che sono stati commenti molto molto positivi, soprattutto ecco per conoscere la storia. Parliamo di un evento, ricordiamo che si è svolto nel 1501. Proprio il 7 agosto. Ah, proprio il 7 agosto, quindi, perfetto. Si fa tutti gli anni il 7 agosto la corsa, ossia l'assalto vero e proprio. Gli altri giorni è folklore, cene e cose varie. Insomma. Quindi, ricapitolando, dando anche un'anteprima ai nostri telespettatori, adesso assisteremo alla scena con i figuranti del famoso Vitello Vitellozzo che intimerà la resa agli abitanti. Di cui gli sono rifiutate, al che una donna, la storia dice, gli ha lanciato un sasso e l'ha colto su un piede. Al che lui è entrato dentro e ha ammazzato 127 uomini e 4 donne, di cui la donna che ha lanciato il sasso. Questa è la storia. Era uno che abbiamo creato tutto. Era uno che era meglio non togliergli la strada, insomma. No, meglio di no. Poi dopo ha fatto una brutta fine, un anno e mezzo dopo, perché era al soldo di Cesare Borgia e Borgia l'ha fatto seccato, l'ha ucciso. Comunque l'immagine ce l'abbiamo qui con le marionette. Praticamente Vitellozzo con le truppe che sale, la donna che già... c'è il caporeclino che praticamente già è morta. Questa è l'immagine. Far vedere ai telespettatori bene come. Allora, queste sono le truppe con Vitellozzo in testa che le guida. La donna che ha lanciato il sasso. Eccola. E poi le altre. E poi certo. Scena, però la fase principale è questa. E infatti abbiamo ricreato anche con le sculture, con i dipinti, l'ariete per ricreare, proprio per sensibilizzare, perché è un piacere anche farlo. Però è maggiormente per sensibilizzare la gente, il paese. Perché sento uno squillo di tromba, è un evento No, stanno facendo gli sbandieratori adesso. Ok, allora noi andiamo a seguire gli sbandieratori, grazie del vostro sostegno e soprattutto delle importanti informazioni grazie. Che ci avete dato. Madame?
Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore rivolga il suo sguardo su di voi e guidi i vostri passi sulla via della pace. Raccomandiamo al Signore questi nostri fratelli che stanno per partecipare ad una competizione sportiva, perché la inizino e la concludano felicemente, fieri di rappresentare i rioni del nostro paese. Invochiamo i nostri santi perché intercedano per tutti noi. Noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questo nostro paese. Guarda benigno la terra di Contigliano. Tu conosci le vicende tristi e liete del nostro passato, le gioie e le angustie del presente, i progetti e le speranze per l'avvenire. Affidiamo a voi, atleti che rappresentate i vari rioni del nostro comune, il compito e l'onore di correre il palio dell'Ariete nella solenne memoria dell'anniversario dell'assalto al castello da parte di Vitellozzo Vitelli. Le dame dei singoli rioni consegnino i vestiti ai capitani delle squadre e li invitino a gareggiare con lealtà a difesa dell'onore. Prima presenteremo le squadre dei bambini. La prima squadra è quella dei piccoli commercianti. Vengano avanti il capitano, i bambini e la dama. Affido il vessillo del nostro rione, tenete alto il prestigio e correte con lealtà allo storico palio. Al vostro coraggio affido il vessillo del nostro rione, tenete alto il prestigio e correte con lealtà allo storico palio. Ed ora il rione Palme Cericola. Specializzato al vostro coraggio affido il vessillo del nostro rione, tenete alto il prestigio e correte con lealtà allo storico palio. Il rione o squadra di Monte San Giovanni. Tanto benvenuti. Grazie. Grazie Paolo. Grazie. Al vostro coraggio affido il vessillo del nostro rione. Tenetene alto il prestigio e correte con lealtà lo storico palio. Rione o squadra Amici di Maurizio. Al vostro coraggio affido il vestito del nostro rione, tenetene alto il prestigio e correte con lealtà lo storico palio. Squadra Centro Giorno. Al vostro coraggio affido il vessillo del nostro rione, tenetene alto il prestigio e correte con lealtà lo storico palio.
Lione Costa. Al vostro coraggio affido il vestito del nostro Lione. Tenete alto il prestigio e correte con lealtà allo storico Palio. Rione San Filippo. Al vostro coraggio affido il vestito del nostro Lione. Tenetene alto il prestigio e correte con lealtà allo storico Palio. Dichiaro aperta la rievocazione dell'assalto al castello. Ed eccellente cavaliere, mi rivolgo a voi umilmente. Cosa vi conduce dinanzi al nostro castello? Ascoltate bene, messere. Ho bisogno di cibo per i miei uomini e di foraggio per i miei cavalli. Apriteci le porte del vostro castello e dateci ciò che ci occorre. Ma la nostra gente è povera e conduce una vita trama e fatta di stenti. Rivolgetevi ad altri castelli più ricchi, o nobile signore. Non ci è possibile. Se non ci farete entrare da amici alleati, entreremo nel castello da nemici. E allora giuro, sarà morte e distruzione. Vi sembra forse un gesto da alleati quello di privarci di quel po' che abbiamo? Morire per fame o per le vostre armi per noi è la stessa sorte. Meglio morire con onore. Le vostre minacce da pazzo mi fanno ridere. Non incaponitevi. O mi costringerete ad essere pari alla mia fama di distruttore. Aprite subito le porte! Presto! Difendiamoci! Uomo senza pietà! È il pane che vuoi? Allora vieni! Prendi questa pagliata! Come osate! A me, truppe e figli soldati! La verete l'ho presa col sangue! Scordate le porte! E la prima morta fu proprio quella temeraria donna. Poi misero a ferro e fuoco l'intero castello, riducendolo a soli 113 gruppi familiari. Partiti e fatevi sentire il vostro applauso più grande, ovviamente per onor di firma prenderemo il tempo. Forza ragazzi, nobili piani, accettoli nobili ancora, Pedro Allegrini, colpisco con forza e tempo che 23 secondi e 20 centesimi.
e sono partiti anche questa, vediamo se faranno meglio, 23 e 20 che era stato fatto in precedenza, ci sembrano veloci. Mobili, Lancia, Belli, Poglioli, Figueiredo, Caprioli e Pinto. E anche qui c'è stato un cappottamento. Andiamo al tempo. E allora 22.77, la mini sfida la vanno a vincere loro, i piccoli piccanti in due che battono di un secondo i precedenti avversari. Bravi, avete vinto voi. 23 qualcosa di correre, e allora forza a correre che se no non andiamo più avanti. Si sono fatti una corsetta, sì, i ragazzini si sono fatti una corsetta. Eccoli, no, sono partiti, Pervese, Gianluca Mei, Stefano Pedroca, Alessandro Mei, Fabio Serrani, Mattia Casciani, Luca Giovanelli e Stupone, Pirani, e vanno ad incocciare con il tempo di 19 secondi netti. Monte San Giovanni che aveva preso il nome del rione Belvece. Un buon tempo. Renzi, Cerri, Buffalino, Camilli, Trevisani, tempo da battere per questa sera, sono i 19.00 di Belvece, ci sembrano veloci e si avventano sul portone. Vediamo il tempo e il migliore, 18.26. 18.26 per San Filippo, che si porta in prima posizione. E allora andiamo a ricapitolare con questa corsa. San Filippo si porta al comando con 18 secondi e 26. Segue con 19 secondi netti Rione Belvece, al terzo posto Valle Cericola, 19.4, e sarà adesso il turno del Rione Turano, composto dagli amici di Maurilio. I nomi sono Francesco Filipponi, Danilo Bonesi, Giuliano Toni, Alessandro Panuzzi, Marco Valentini e Daniel Panza, questi componenti del Turano, amici di Maurilio. Rione Turano, amici di Maurilio, Filipponi, Panesi, Toni, Panuzzi, Valentini, Panza, tempo da battere, 18.26 del Rione San Filippo. Ecco lì, si presentano alla porta e partiscono. Dallo tempo. Ricaveremo il tempo del Rione Turano, è stato qualche piccolo problema.
portate pazienza che c'è stato un piccolo guido non dipendente da noi. No, no, il tempo è partito, è che 18,75 ed è leggermente superiore a San Filippo che era 18,26. Complimenti comunque. Sono partiti, allora vediamo se riescono a battere, sembrerebbero velocissimi, 18,26 il tempo da battere di Lorenzo Marchetti, Scottini, Scandalone, Sebastiani, e andiamo a vedere il tempo, 17,71. Di un centesimo, record battuto. È 16 record, sono fatto prendere un secondo sopra il record. La Rione Villa prende al comando con 17,75 mentre viene accolto il ricorso del Rione Curano che ricorrerà la sua prova visto e considerato che c'era stata una volta di piccola irregolarità nel conteggio del tempo, loro non erano sicuri, hanno detto siamo a ricorrere, gli hanno detto sì, quindi alla fine ricorrerete. Può rispondere al telefono, quindi intanto Rione Costa, Serva, Pucchi, Formichetti, Velasanti, tutta la linea, Rione 17,46, e sono per il momento. Per il momento primi il Rione Costa con 17,46, però è stato accettato il ricorso del Rione Turano che adesso andrà di nuovo in partenza. Allora così vi spiego l'hanno detto, nessun segno di vita dalla partenza, quindi ecco il l'occhio di bue che rinquadra, vi ricordo sono Francisco Esi, Toni, Tuzzi, Valentini e Patta. È caduto. Niente. 19,31, ma credo che non sia realistico, è rotto. Sfortunati però, perché prima il tempo, poi si è rotto l'attrezzo che prende il tempo. Allora, lì hanno già stappato, vince il Rione Costa con il tempo di 17,46. E vi aspettiamo qui per le premiazioni.
e si festeggia. Gli enfants. Ex aequo abbiamo, così è stato deciso, sarà soltanto il podio, quindi a ex aequo quarto, quinto e sesto. Un piccolo ricordo che verrà dato ovviamente dal comune di Contigliano e poi andremo a premiare la prima, la seconda e la terza piazza. Tutto nuovo, eccolo qua, guarda che bello, eccolo, adesso lo alzano loro, certo, o lo vedono da voi, lo vedono. Allora, sesti qualificati, tutti a pari merito, sono in buona sostanza Valle Cerigola, sicuramente. Con 19 e 44, tutti offerti dall'amministrazione comunale. Allora diamo la Valle Cerigola che ha chiuso la sua gara in 19 e 44. Applauso ragazzi, dai, state qui, fa pure fresco, ci scaldiamo, sono delle bottiglie, mo riportatele a casa. Fate il gesto. Grazie a Valle Cerigola, complimenti. Ok ragazzi, lasciate spazio a... Ok. Monte San Giovanni e due. Monte San Giovanni e 3, dai, eccoli qua, sono arrivati. 19 netti, ricevono il premio dell'amministrazione comunale, anche voi, portatele a casa. Quanti siete? Due. I bambini che non hanno preso la medaglia, dove sono? Eccoli, sono tre, qua, premia mio figlio, via, grande, istruttore CAI, c'è dei giovanili, quale bambino non ha preso la medaglia? Eccolo qua, vai, dove stavi? C'è un'altra medaglia, quindi c'è un altro bambino che è rimasto senza, eccolo. Non si è fatta la barba, vabbè, la teniamo qua quando arriva. Allora Monte San Giovanni abbiamo fatto, ci abbiamo, se non sbaglio, Turano 18,75, sì, amici di Maurilio, il premio, eccoli che arrivano, si è portato anche la dama. Ha portato insomma anche la rappresentanza femminile. Boccioni di vino a volontà. Il tutto offerto dall'amministrazione comunale di Contigliano, nella persona del sindaco Angelo Toni, che è qui presente ovviamente. Allora, poi abbiamo ancora fuori dal podio. No, sì, abbiamo il podio adesso. Al terzo posto, con 17,75, no, sbagliato, no, 18,26, terzo San Filippo, stava scritto dietro, stava scritto dietro.
premia Raffaella Fabbi, presidentessa della Prologo Contigliano. Dove sei Raffaella? Eccola qui, pronta. E c'è la busta. Qui cominciamo con le buste. E questo è Rione San Filippo, ha premiato Raffaella Fabi, presidentessa della Prologo di Contigliano. Eccoli qua, giallo-nero. Grazie, in bocca al lupo. Al secondo posto con un buon 17,75 a Franceschini, ovvero sia Centro Giovani. Premia Andrea Milardi, delegato Coni Rieti, e che riconosce tutti, o quasi. C'è la busta. Io mi sono sempre chiesto, sono 8 anni ormai che faccio questa manifestazione, sindaco, che ci metti dentro le buste? Io me lo sono chiesto, 8 anni che me lo chiedo. Ero biondo quando ho iniziato a fare Contigliano. Allora, al primo posto va a vincere il Palio dell'Ariete 2014 con risultato di 17-6, Rione. A premiare il primo cittadino di Contigliano, che consegna virtualmente anche il trofeo. Io ringrazio anche Roberto Maiolani, il presidente provinciale della Federazione Italiana Pallavolo, che si è prodigato nonostante il piede rotto. L'età c'è, avanza, non solo per chi vi parla ma anche per Maiolati. Devo dire buonasera, dopo che arrivai è tutto, grazie, arrivederci all'anno prossimo. Abbiamo raggiunto, nonostante la confusione di questi momenti concitati, il capitano del Rione Costa, Mattia Turchi. Ciao Mattia. Ciao a tutti. Mattia, allora, così a caldo l'impressione, il primo commento. Siamo contenti, erano 4 anni che inseguivamo il primo posto, ringraziamo tutti i cittadini di Contigliano, tutta la taverna della Costa che ci ha dato i mezzi per correre. La dedichiamo in particolare anche a un ragazzo che 3 anni fa è scomparso, che animava la festa, è Riccardo Parlati, e siamo contenti. Prossimo anno riproviamo, è tutto da rifare. Mattia, qual è stato il momento più delicato di questa gara? Ma quando siamo partiti e sapevamo che il Rione, che per noi era quello più competitivo, avrebbe ricorso per un problema cronometrico, però siamo stati freddi e abbiamo comunque corso al massimo delle nostre possibilità. Quanto vi siete allenati? Ho detto è stato un percorso abbastanza travagliato, perché erano 4-3 anni consecutivi che arrivavamo secondi, quindi se vogliamo per renderla larga è durato 4 anni l'allenamento per arrivare fino a qua. Allora, complimenti, e questa serata godetevi la vittoria. Grazie. Anzi, per tutto l'anno, fino all'anno prossimo. Sicuramente. Sperando che faremo il bis. Sì, l'anno prossimo è tutto da rifare. Grazie. Grazie. Thank you.
E anche da questa sera è tutto, amici che ci seguite da casa, abbiamo assistito al Palio dell'Ariete, una classica manifestazione, un evento storico che si svolge qui a Contigliano Sabino da ben 30 anni, ormai l'evento è finito, tutti gli spettatori stanno riempendo le taverne sparse un po' nel centro storico e noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Thank you.